Dall'ultima slide eh, che abbiamo visto ieri. Eh, mi sentite innanzitutto? Mi date un attimo un feedback? Vedete il mio schermo? Sì, tutto a posto. Sì, Grazie. Allora, ci siamo lasciati con questa slide che eh, iniziava a in qualche modo a eh, dare delle indicazioni circa eh, le informazioni che in generale. Bisognerebbe fornire ogni qualvolta eh, si dà, eh, diciamo, una, un risultato di misura. Si fornisce un risultato di misura come output perché, appunto, l'indicazione in generale non deve essere solo il valore che eh, magari viene letto eh, su uno strumento piuttosto che elaborato a valle, eh, diciamo, appunto, di varie letture magari dallo strumento. Ma bisogna sempre associarci, ovviamente la scala di misura utilizzata, quindi l'unità di misura per capire eh, di che cosa stiamo parlando e poi un indice che eh, fornisca quanto quella eh, misura è diciamo, buona in generale, quindi un indice che in qualche modo indichi l'affidabilità, la qualità della misura. Eh, questo indice che eh, si chiamerà incertezza di misura poi eh, è un indice che impareremo a valutare e definiremo più nel dettaglio eh, diciamo, nelle lezioni che si terranno dalla eh, prossima eh, settimana. Eh, per quanto riguarda le mh, eh, motivazioni per cui in generale abbiamo detto che eh, ci si aspetta eh, di dover esprimere questo anche indice di qualità della misura, è legato al fatto che eh, tornando a, ai cinque agenti, diciamo così, in generale coinvolti in qualsiasi, in qualsiasi processo di misurazione. E questo vale eh, indipendentemente dalla tipologia di misura che si sta facendo, quindi eh, non necessariamente nel caso di grandezze elettriche, ma anche di misure meccaniche, termiche e quant'altro. Eh, vale eh, diciamo, il fatto che eh, ognuno di questi elementi, di questi cinque agenti, eh, ha eh, una sua imperfezione eh, intrinseca piuttosto che eh, causata eh, diciamo, da fattori al contorno che fanno sì... Che il numeretto che verrà fuori eh, come risultato finale eh, non può essere eh, ritenuto diciamo, un valore eh, come dire, eh, valido eh, con probabilità sostanzialmente del 100%, cioè nel senso che eh, va eh, considerato che eh, associato a questo numeretto dovremmo mh, necessariamente eh, identificare anche un intervallo come dire, di probabilità. Da associare a questo numeretto e quindi anche eh, un relativo eh, livello di confidenza e quindi eh, di probabilità. Eh, prima di passare a, a quelle che erano le slide successive, volevo giusto un attimo puntualizzare un altro aspetto in modo tale sempre da uniformare sempre i linguaggi. Eh, quando abbiamo eh, definito abbiamo fornito le definizioni iniziali eh, di misurando, eh, misurazione e abbiamo fatto anche un esempio eh, diciamo nel caso della, eh, del resistore e quindi del fatto che andiamo a eh, misurare con la resistenza una proprietà eh, del misurando perché abbiamo detto che il misurando è l'oggetto fisico eh, nel caso specifico il resistore di questo esempio mentre invece la resistenza è la proprietà eh, del misurando eh, questa cosa qua eh, ovviamente eh, è un po' pesante no? da, 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 sempre da, da considerare come definizione, nel senso che ogni volta mi devo ricordare che il misurando è l'oggetto fisico e poi eh, quello che sto eh, valutando eh, con la mia procedura di misura, con il mio metodo, eccetera, eccetera, eh, è una proprietà del misurando. Spesso questa proprietà del misurando con il misurando stesso coincidono. Quindi quando io andrò a fare una misura di tensione, di fatto per me eh, il misurando è la misura di tensione. Quando andrò a fare la misura di corrente, il misurando è eh, la misura di corrente all'interno di un circuito. Detto questo, giusto per eh, diciamo, semplificare un pochino anche eh, le definizioni. Ehm, ieri poi ci siamo lasciati, quindi questa è la nuova slide che eh, commenteremo adesso. Uh, sul fatto che uh, le misure uh, in generale possono essere uh, poi suddivise in due tipologie uh, che uh, sono le misure dirette e le misure uh, indirette. Le misure dirette sono quelle in cui voi uh, andate a ottenere il risultato uh, di, diciamo, del processo di misurazione uh, attraverso un confronto diretto. Con l'unità di misura ed eventualmente i suoi multipli o sottomultipli. Giusto per fare un esempio, eh, se vi ricordate un po' le bilancine eh, che utilizza per esempio l'orefice o appunto che si utilizzavano soprattutto un po' di anni fa eh, nei negozi di alimentari o, o, o di. Eh, Diciamo, nelle frutterie, in pratica eh, cosa prevedevano? Prevedevano un, un, due piatti, uno a destra e un altro a sinistra, eh, su uno si mettevano i campioni appunto del grammo, il chilogrammo, eh, i centinaia di grammi e così via, eh, e dall'altro lato la merce che si doveva vendere, quindi il confronto eh, del peso di quello che si stava eh, vendendo. Uh, e, era fatto in maniera diretta con uh, il peso di alcuni appunto campioni nel caso specifico di questi campioni di, uh, di, 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 di peso uh, mentre invece non so le misure in maniera indiretta che però sono uh, la stragrande maggioranza dei casi uh, applicativi uh, sfruttano invece magari l'impiego di leggi fisiche che legano la grandezza di interesse quindi quella incognita che si vuole misurare ad altre grandezze che invece sono misurabili direttamente uh, un esempio è per esempio la misura che fa appunto l'autovelox quando fa la misura di velocità uh, effetto la misura di velocità è essenzialmente applicando uh, una legge della fisica ben nota e cioè la velocità è uguale allo spazio fratto il tempo quindi uh, di fatto uh, conoscendo lo spazio nel caso specifico la distanza fra le due fotocellule del, dell'autovelox che sono ad una distanza inferiore al, al metro eh, e ehm, il tempo di percorrenza che un veicolo eh, eh, impiega per attraversare le due fotocellule, e questo valore viene di fatto misurato, eh, si ottiene di fatto la velocità attraverso questo eh, rapporto eh, molto semplice. Uh, altri esempi di misure dirette, quelle che voi fate, per esempio, quando andate a misurare la lunghezza di un oggetto mediante un'asta graduata o un righello. Uh, per esempio, quando voi misurate la, la, la lunghezza di un foglio piuttosto che eh, di un telefonino per confronto diretto con un righello, uh, in quel caso è una misura diretta perché uh, fate un confronto diretto della grandezza di interesse, cioè la lunghezza dell'oggetto, con il relativo uh, campione che voi avete in quel momento a disposizione. Uh, vabbè, e poi ancora una volta la misura della, della massa mediante invece di... Uh, di, della bilancia a piatti che vi dicevo, per esempio, anche la, le bilance a molla eh, offrono un modo in qualche modo per effettuare le cosiddette eh, misure dirette. Eh, altri esempi di misure indirette, un po' più vicine al mondo eh, elettrico-elettronico, eh, la misura, per esempio, della resistenza come rapporto tra la differenza di potenziale sui capi e la corrente che la attraversa, ovviamente eh, la legge di Ohm. Uh, anche in questo caso, spesso, come vedremo anche durante le esercitazioni, uh, si tratta di una misura indiretta perché uh, la misura di resistenza uh, tipicamente viene effettuata attraverso uh, rapporto appunto, uh, tra la tensione sui capi che si sviluppa in seguito ad una uh, corrente che, che circola all'interno del resistore. Eh, così come anche la misura della potenza elettrica su un carico, no? Voi avete visto elettrotecnica, immaginando di lavorare su un, un circuito DC, la potenza in DC non è altro che il prodotto eh, della tensione per la corrente. E quindi se io devo ottenere la misura della potenza, nella maggior parte dei casi eh, si, la si ottiene facendo una misura indiretta, ovvero misurando. Uh, tensione e corrente sul carico e poi moltiplicando uh, questi valori. Così come se vogliamo fare per esempio una, un caso di un, um, eh, da applicare a un sistema di telecomunicazione, quando avete studiato le eh, modulazioni eh, dei, eh, dei segnali, in particolare per esempio la modulazione eh, in ampiezza, la modulazione AM, eh, magari vi ricordate che fra i vari indici eh, che ehm, pure abbastanza importanti di questa modulazione, c'è ehm, eh, la profondità di modulazione, che, per esempio, è il rapporto tra l'ampiezza della modulante e l'ampiezza della portante. Anche in quel caso, se lo scopo della misurazione è valutare questo indice di modulazione, questa profondità di modulazione. Eh, bisognerà eh, ottenerlo magari da una misura indiretta, ovvero misurando l'ampiezza della modulante e l'ampiezza della portante e poi facendone eh, ovviamente il rapporto. E poi nel caso specifico spesso si esprime, vi ricordo, in modo percentuale, quindi poi moltiplicando anche questo rapporto per cento. Però questi sono tutti esempi giusto per eh, capire la differenza tra quando si effettua una misura diretta e una misura indiretta. Nella maggior parte delle applicazioni, soprattutto elettroniche, eh, di telecomunicazione eh, o informatica in generale, eh, quello che si, ha, eh, che si va a fare è una misura generalmente indiretta, quindi la si ottiene come diciamo in qualche modo combinazione o comunque rapporto prodotto di eh, altre grandezze. Eh, perché è importante fare questa distinzione tra misure dirette e indirette? Perché lo capiremo un po' meglio eh, anche quando eh, andremo a studiare nella prossima settimana appunto eh, i concetti legati all'incertezza di misura, in particolare a come questa poi eh, si propaga eh, per eh, arrivare a definire quel famoso indice di qualità di cui dicevamo prima, eh, relativo alla qualità di una, de, del risultato di misura, eh, ci sono differenze appunto nel momento in cui eh, la misura è di tipo eh, come dire, diretta rispetto a quella indiretta. Detto questo, allora io proseguirei con uh, le slide che uh, sempre dovreste avere già uh, su uh, Classroom e che uh, sono le slide di richiami di statistica uh, per le misure, che uh, hanno lo scopo di richiamare alcuni concetti che in qualche modo sicuramente avete visto in maniera più approfondita anche in altri corsi precedenti. Eh, e che eh, però eh, proviamo ad applicare al mondo delle misure. Eh, perché mh, in generale eh, quello che eh, accade è che i eh, fenomeni aleatori che magari mh, avete analizzato, avete studiato in generale eh, in altri contesti, sono fenomeni che eh, in qualche modo possono essere considerati anche nel caso in cui io effetto delle eh, misurazioni. Perché eh, ogni processo di misurazione in generale è caratterizzato da eh, una certa variabilità dovuta a due, casi a due cause principali in generale. Da un lato, il misurando ha una sua variabilità cosiddetta intrinseca durante l'intervallo di misura, cioè a volte vi capita di avere a che fare con un segnale mh, la cui Proprietà che state andando a misurare non è stabile nel tempo. E quindi in quale tempo? In particolare nell'intervallo di misura. Perché dovete immaginare che in generale, eh, pure per effettuare eh, una misurazione, eh, qualsiasi strumento impiega un certo intervallo di tempo, eh, poi a seconda della grandezza da misurare, a seconda della velocità dello strumento. Questo tempo può essere più o meno grande o più o meno piccolo, ma comunque eh, non è eh, una misura, come dire, istantanea. Quindi, che cosa succede? Che se io eh, sto appunto eh, facendo una misura su un intervallo di tempo eh, non nullo, eh, devo mh, accettare in generale il fatto che il mio misurando potrebbe variare durante questo intervallo di misura, eh, per fenomeni intrinseci, proprio perché eh, quella, quella grandezza. Appunto varia mh, diciamo in maniera intrinseca: eh, così come mh, altre cause eh, di variabilità e quindi anche di aleatorietà eh, sono legate agli eh, altri eh, elementi in qualche modo che eh, abbiamo visto far parte del, eh, di un qualsiasi processo di misura che sono eh, senz'altro il sistema di misura il metodo di misura l'operatore eh, che eh, a loro volta appunto possono introdurre delle eh, variabilità di varia natura e l'effetto combinato di questi due eh, fenomeni di questi due aspetti è che se io faccio eh, delle eh, misure eh, ripetute nel tempo eh, e le colleziono eh, fondamentalmente mh, ottengo un, un, un grafico che non è costante, ma eh, mostra una certa dispersione eh, causata proprio da eh, questa variabilità, un po' quella intrinseca dovuta al misurando, un po' quella dovuta al sistema di misura e di tutto ciò che è incluso nella procedura di misura, che fa sì che fondamentalmente eh, il valore che otteniamo può essere generalmente descritto praticamente da una distribuzione. Perché mh, abbiamo appunto una dispersione non nulla. Ora vi chiamo ovviamente alcune definizioni eh, che, però, a voi sono ben note, quindi su questo eh, vado eh, abbastanza rapidamente. Eh, vi chiedo la cortesia, al solito, di interrompermi eh, se eh, qualche cosa non vi è chiaro, se volete che ripeta qualche concetto, eh, se sto andando anche troppo veloce. E, mh, allora. Vi ricordo giusto qualche definizione, dicevamo, per quanto riguarda le variabili aleatorie, cioè si dicono variabili aleatorie quelle grandezze che possono assumere nel corso di una prova, nel caso specifico una prova, appunto una procedura di misura, una, una procedura di misurazione, un valore sconosciuto a priori. Poi sapete bene che eh, si possono distinguere le variabili aleatorie in variabili aleatorie discrete e variabili aleatorie continue. Quelle discrete possono assumere solo un insieme di valori numerabile, mentre i valori possibili di quelle continue non possono essere enumerati in anticipo e riempiono densamente eh, un intervallo. Queste sono tutte, eh, penso, definizioni che eh, conoscete molto bene da, dai corsi eh, precedenti. Altri aspetti che bisogna cominciare a focalizzare eh, in relazione alle variabili aleatorie è che, eh, considerando appunto le distribuzioni di probabilità per variabili aleatorie in particolare continue, accade che in un qualsiasi intervallo finito cadano un'infinità di valori della variabile stessa. Quindi, che significa? Significa che in generale, quando si ha a che fare con variabili aleatorie continue, non si può attribuire a ciascun valore, eh, diciamo, un valore di probabilità finita, ma eh, generalmente mh, si eh, associa eh, un valore di probabilità ad un certo intervallo, quindi si, si, ipotizza, cioè si, fa un, una, eh, si ipotizza un intervallo eh, di studio, quindi si, si, si considera un intervallo all'interno del quale si vuole valutare la uh, probabilità che possa cadere uh, il valore uh, della variabile aleatoria e uh, all'interno di quello, uh, quel intervallo uh, finito uh, si valuterà in generale una probabilità che realmente uh, quel valore sia all'interno di quell'intervallo. Uh, quando iniziamo in questa fase a parlare di uh, valutare quanto quel valore sia all'interno di un certo intervallo, il termine quel valore si riferisce al valore misurato. Perché, eh, ripeto, la misura può essere vista come una variabile aleatoria. Quindi quando parliamo di variabile aleatoria stiamo parlando anche del risultato della misurazione, ovvero della misura stessa. Ora sapete bene che per descrivere eh, le mh, variabili aleatorie mh, esistono due eh, funzioni eh, molto importanti che sono la funzione di distribuzione cumulativa e la funzione di densità di probabilità. Vi ripeto rapidamente alcune delle proprietà eh, di queste funzioni, in particolare la funzione di distribuzione cumulativa per una variabile aleatoria x grande è definita come la probabilità che la variabile x piccola assuma un qualsiasi valore minore di un certo valore x con 0. Si indica questa eh, quantità come F grande di x con 0 ed è appunto la probabilità di x appartenente a x grande tale che x minore di x con 0. La funzione di distribuzione cumulativa è una caratteristica eh, di una variabile aleatoria ed esiste per tutte le variabili aleatorie, siano esse di tipo discreto o continuo. Vabbè, e sulla destra eh, è stata riportato un esempio oh, abbastanza classico eh, di una eh, F di X. Quali sono le proprietà fondamentali di questa funzione di distribuzione cumulativa? Ve le ricordo: innanzitutto è una funzione non decrescente. Cioè, se x con 1 è maggiore di x con 2, si avrà che f di x con 1 è maggiore o uguale di fx con 2. Poi abbiamo che quando l'argomento della funzione tende a meno infinito, la funzione di distribuzione tende a 0, ovvero la probabilità che x sia minore di meno infinito è nulla. E quando invece l'argomento x tende a più infinito, la funzione di distribuzione tende a 1, ovvero la f di x tende ad 1 per x che tende all'infinito. Perché è utile questa funzione di distribuzione cumulativa? Perché se appunto considero queste proprietà eh, che abbiamo detto e anche il senso, cioè la definizione di questa uh, funzione di uh, distribuzione cumulativa, uh, posso facilmente rendermi conto che se io voglio valutare ehm, la probabilità che la mia variabile aleatoria sia contenuta in un certo intervallo definito dagli estremi x1 e x2, è possibile <coughs> conoscere questa probabilità semplicemente eh, dalla conoscenza delle eh, relative eh, funzioni di distribuzione di cumulativa per quei due valori di quei x con 2 x con 1 perché ne basta fare la differenza per cui, per cui se io ho da qualche parte tabellata questa uh, funzione per la distribuzione uh, di x che magari potrebbe essere una distribuzione tra virgolette standard allora io diciamo in maniera abbastanza semplice riesco a ottenere uh, il valore di probabilità da associare ad uh, un Intervallo delimitato appunto dagli estremi x con 1 e x con 2, semplicemente facendo la differenza delle due eh, funzioni di distribuzione cumulativa in corrispondenza di queste eh, ascisse, sostanzialmente x con 1 e x con 2. A questo punto richiamiamo anche la uh, funzione di eh, densità di probabilità, sempre per una variabile relatoria x grande, definita come la derivata della funzione di distribuzione cumulativa. E quindi che cosa significa? Significa che, mh, appunto, dalla definizione, se eh, vado a ricordarmi chi è, per esempio, fx con 0 in generale, e cioè la probabilità mh, che x appartenente a x grande sia minore di x con 0, e vado a eh, in qualche modo integrare questa relazione che eh, tiene conto della p di x, ottengo che praticamente la f di x con 0 non è altro che l'integrale da meno infinito x con 0 della <coughs> funzione densità di probabilità, quindi della eh, p con x in dx. Quali sono le proprietà di questa eh, p di x? Innanzitutto è una funzione non negativa, quindi è sempre maggiore o uguale a 0. L'integrale della funzione in R è 1, quindi significa che se io integro da meno infinito a più infinito eh, in dx, eh, diciamo di p con x, eh, ottengo il valore unitario. E eh, la probabilità che la variabile aleatoria eh, sia contenuta, lì c'è un errore, scusatemi, nella, nella slide c'è scritto di contenuta, doveva essere scritto sia contenuta. In un intervallo di estremi x1, con x2, con si può ricavare a partire dalla funzione di densità di probabilità. Per cui eh, si può: eh, basta eh, integrare ovviamente la P di x fra eh, x1 e x2. Volendo eh, rappresentare graficamente queste tre proprietà fondamentali della P con x, eh, stiamo dicendo che eh, appunto. Ponendo la X sull'asse delle ascisse e la Y sul, sull'asse delle ordinate la P di X, abbiamo che appunto P con X non va mai nei quadranti inferiori. L'area sottesa della curva è unitaria e questa è una, è una, una proprietà importante eh, che eh, sfrutteremo anche più avanti. E poi che, appunto, se sono interessato a capire eh, quanto vale la probabilità. Uh, associata a questo intervallo x1 e x2, di fatto devo essere in grado di calcolare questa integrale di questa P di x uh, tra x1 e x2, ovvero calcolare l'area sottesa dalla curva uh, per uh, questo intervallo, quindi all'interno di questo intervallo delimitato da x1, x2. A questo punto se eh, penso di non avervi detto niente di nuovo, eh, posso andare avanti? O avete qualche eh, domanda su, questo, su queste definizioni, su questi richiami rapidi che ho fatto? Sono tutti concetti che penso che già conoscevate bene, giusto? Tutto chiaro, tutto chiaro. Perfetto, grazie. Allora andiamo, facciamo un, un passo avanti che ci porta poi verso l'applicazione di questi concetti verso il mondo delle misure. In particolare, ehm, quando si ipotizzano delle distribuzioni per delle variabili aleatorie, e quindi, nel caso specifico, eh, in cui la variabile aleatoria sia il risultato di, di una misura. Uh, di fatto mh, non sono noti gli eventi né la probabilità degli eventi, ma si ipotizzano delle distribuzioni e quindi si spera, si fa delle ipotesi anche a volte realistiche e uh, basate magari anche sull'esperienza dell'operatore, sull'esperienza di quel processo, che uh, quella variabile aleatoria possa distribuirsi secondo una certa distribuzione nota. Può essere una Gaussiana, può essere una distribuzione rettangolare, una triangolare o qualsiasi altra distribuzione vi possa venire in mente. Quel tipo di approccio ovviamente è un approccio cosiddetto a priori perché appunto si fa un'ipotesi sulla distribuzione sulla base di qualche ragionamento, eh, diciamo. Eh, spesso però eh, nel mondo delle misure si utilizza eh, un approccio a posteriori, cioè quando ci si vuole svincolare da delle ipotesi che in alcuni momenti potrebbero essere un po' eh, non facilmente applicabili o, o mantenibili, eh, perché magari il processo lo si conosce poco, perché non si ha molta esperienza su quel processo, allora eh, cosa mh, si dovrebbe fare per cercare di caratterizzare l'aliatorità e quindi anche la distribuzione di una certa variabile? Bisognerebbe eh, a, a utilizzare un approccio a posteriore. A posteriori ovvero si dovrebbero eseguire per esempio n osservazioni dello stesso evento ovvero per esempio si mettono si fanno delle misure ripetute eh, nel tempo eh, della stessa grandezza quindi eh, non so si prende lo strumento di misura lo si collega al circuito alla grandezza che si sta eh, misurando e invece di accontentarsi un unico eh, risultato di misura si registrano uh, n osservazioni in modo tale da cercare di capire uh, quel, uh, quella variabile come si distribuisce e quindi poi come trattarla successivamente. Ovviamente sapete bene che uh, uh, la, il legame che c'è tra uh, frequenza di un evento e probabilità, perché se poi questo n uh, tende all'infinito, uh, di fatto tendiamo alla probabilità. E quindi a fornire poi una, um, uh, una distribuzione uh, fondamentalmente del, del, della variabile che si sta andando a valutare. Quindi ovviamente tutto questo uh, lo si ottiene, uh, è, è, più è più accurato anche nella stima della, della distribuzione e quindi anche poi della probabilità che ne deriva uh, quanto più n è grande, ma ovviamente n non può essere infinito, perché altrimenti il. Um, il processo di misura durerebbe troppo e, eh, o non può essere troppo grande in generale eh, e eh, quindi generalmente mh, poi eh, si accettano dei compromessi eh, sul eh, numero di osservazioni e quindi il tempo che ci vuole per effettuare queste osservazioni e l'affidabilità la, eh, eh, poi della distribuzione che verrà fuori dei dati. Eh, sulla base poi delle, delle, uh, del campo specifico di applicazione di quella, uh, di quella misurazione e quindi anche sul, sullo scopo che avrà uh, quella uh, misurazione alla fine. Uh, detto questo, allora uh, ci troviamo spesso in situazioni in cui uh, non si ha a che fare con n infinito, non si ha a che fare con distribuzioni ipotizzate, ma spesso... Uh, si esegue un approccio a posteriori eseguendo n osservazioni dello stesso evento. A questo punto si pone il problema innanzitutto di provare a rappresentare la, uh, uh, questi dati no? per poter poi fare tutti i ragionamenti uh, che uh, si possono fare dopo uh, anche sulle distribuzioni. E sicuramente una, una, un modo molto efficace e molto veloce di rappresentare i dati di misura quando avete un certo numero di osservazioni eh, è quello di eh, utilizzare gli histogrammi. Eh, gli histogrammi sono dei grafici che eh, sulle ascisse eh, riportano praticamente eh, il campo di variabilità che avete eh, in qualche modo osservato in queste n osservazioni. Eh, e questo campo di variabilità tipicamente viene suddiviso in un certo numero di eh, sottointervalli, che vengono denominati classi, la cui ampiezza eh, nel, nel disegno qui indicata con uh, delta, eh, tipicamente costante, salvo in particolari situazioni in cui eh, è richiesto utilizzare un delta non costante. E eh, fondamentalmente, una volta che sono stati delimitati questi intervalli, quindi sono state definite eh, quelle che appunto in gergo si chiamano classi, poi non si fa altro che conteggiare per ogni classe le occorrenze degli eventi all'interno di quella specifica classe. Quindi eh, quello che si ottiene in quel modo è un Cosiddetto appunto istogramma, che è un grafico a barre di questo tipo in cui eh, l'ordinata rappresenta il numero di volte in cui quell'evento e quindi quel numeretto, per esempio, registrato dallo strumento di misura si eh, presenta all'interno dell'intervallo corrispondente a quella classe. E quindi fondamentalmente applicando questo concetto eh, su tutto eh, il set di dati che si ha a disposizione si otterrà per esempio un grafico di questo tipo, che è questo qui, eh, questo grafico in pratica a barre. Questo nel caso in cui si parli di eh, occorrenze ehm, assolute o frequenze assolute. In alcuni casi può essere comodo, invece che ehm, diagrammare il tutto in termini di ehm, occorrenze assolute, riportare il grafico in termini di occorrenze relative, ovvero frequenze relative per ciascuna classe. E quindi che cosa si fa? Semplicemente eh, si ottengono le frequenze relative dividendo il valore di occorrenza assoluta eh, di ciascuna classe per il numero totale di osservazioni che è stato eh, effettuato. Eh, quindi sono due modi eh, alternativi, in alcuni, adesso vedremo pure un po' eh, in che modo si possono utilizzare. Poi lo vedremo ancora meglio quando eh, impareremo a fare eh, giovedì il test del chi-quadro, eh, però sono modi alternativi di rappresentare, a seconda dei casi, a seconda delle necessità, eh, questi dati osservati eh, con n appunto, osservazioni in generale. Ma sicuramente uno dei problemi che eh, appunto emerge nella costruzione degli istogrammi è quello di capire, ma quante classi eh, vado a considerare? Nel senso che eh, se io eh, vado a eh, appunto suddividere il mio intervallo, abbiamo detto in un certo numero di classi di uguale intervallo delta, no? Se vogliamo tornare su eh, questa slide. Il problema eh, che eh, il grado di libertà che, è, che ho è ma eh, quante classi utilizzo, in, quante, appunto, in quanti sottointervalli vado a eh, eh, suddividere eh, il mio campo eh, di variabilità iniziale, eh, ovviamente eh, quello che io vorrei garantire è che la suddivisione che io faccio eh, non è una suddivisione che mi va poi a eh, modificare troppo la regolarità della distribuzione. Di quella che eh, dovrei avere. E quindi eh, a questo punto mi torna utile eh, una formuletta eh, magica, che è quella che riportate in questa slide, in cui eh, praticamente definito il numero di osservazioni con n grande, applicando la uh, formuletta di, di Starge, è possibile ottenere il numero di classi eh, da. Um, Andare a utilizzare per rappresentare al meglio eh, quella eh, distribuzione di N osservazioni attraverso gli istogrammi. Questo vale ovviamente sia nel caso in cui stiamo parlando di istogrammi delle frequenze assolute che frequenze relative. È un concetto che eh, si, mh, ovviamente si applica all'asse X. Giusto per fare un esempio, supponiamo di avere un campione costituito da n osservazioni, eh, 30. Immaginate che appunto io qua non ho specificato l'unità di misura perché non era eh, necessario, però immaginiamo che abbiamo misurato eh, tensioni, ma giusto per, per fissare le idee, eh, abbiamo, misurato, abbiamo fatto 30 misurazioni eh, consecutive eh, di tensione, che vedete, più o meno sono intorno ai 7,80 volt, per esempio. Però, mh, appunto, nelle, nelle 30 osservazioni c'è un po' di dispersione di questi risultati e eh, voglio provare a rappresentarli su un istogramma per capire come, che, che faccia avrebbe la distribuzione. Anche se, ripeto, è una distribuzione eh, non con n infinito, ovviamente. Eh, però, almeno, cerco di capire che faccia potrebbe avere. E allora, che cosa si fa? Generalmente, per costruire un istogramma, Prima si ordina il campione in senso crescente perché poi eh, dobbiamo eh, realizzare il grafico, eh, dobbiamo definire l'intervallo eh, min max e poi all'interno di questo appunto suddividerlo, suddividerlo in vari sottointervalli di ampiezza delta. Una volta che abbiamo ordinato il campione da crescente a decrescente, eh, scusatemi sì, da, da, da valore minimo a valore massimo, eh, che corrispondono appunto ai valori eh, minimo e massimo osservato sulle, su, osservati, sulle, calcolati, quindi sulle 30 osservazioni, applico la formula di Sturges e ottengo che facendo il logaritmo, eccetera, eccetera, si ottiene 5.87, quindi un valore non intero, ovviamente approssimiamo al, al, all'intero più vicino che è 6, quindi stiamo dicendo che costruiremo un istogramma eh, basato su 6 classi. Quanto vale l'ampiezza delle classi? Il famoso delta non sarà altro che eh, x max meno x min diviso eh, m grande. Quindi, una volta che ho noto i valori di massimo e minimo, devo dividerli per 6 ottenendo così la larghezza eh, della mh, singola classe. E poi, ovviamente, una volta che ho la larghezza della singola classe, poiché le due le, eh, le classi sono tra loro adiacenti. Uh, è possibile pure calcolare facilmente le soglie uh, di passaggio tra una classe e la successiva attraverso uh, la uh, formuletta che è riportata qui uh, nella slide. Uh, a questo punto, che significa? Che se io vado a uh, identificare questi intervalli uh, sull'asse delle x, che per un fatto solo di comodità adesso lo vedete verticale, Um, di fatto ho, in, ho definito le varie soglie, quindi sono questi, uh, queste qui sul, uh, sull'asse e sono questi valori che me ne verrebbero fuori. E che uh, se li vado giusto per capire come, sono, come vanno a raggruppare poi i numeretti del campione iniziale a segnare uh, sul campione ordinato, vedete trovate eh, di fatto che, non so, il primo intervallo che va da X min a questa prima soglia eh, di fatto include eh, due valori. Il secondo intervallo che va da quest'altra soglia 7.8027 a 7.8056 eh, altri, include altri due valori. Quest'altro intervallo invece eh, ne raggruppa quattro e così via con l'ultimo intervallo, e gli ultimi due intervalli che vedete eh, raggruppano eh, e quindi includono un numero maggiore di osservazioni. Volendo andare a eh, determinare eh, le frequenze assolute relative associate a ciascuna classe e quindi a ciascun intervallo, eh, avremo ovviamente in questo caso qui, per questa classe qui, 2, la stessa cosa per la seconda classe, 4 per la terza classe. 6 8 8 diciamo per le ultime due classi, eh, volendo calcolare poi le frequenze relative, abbiamo detto si ottengono eh, dividendo la frequenza assoluta per il numero n totale di osservazione, e quindi eh, il valore che avete qua calcolato per il valore 30, perché il numero totale di osservazioni è 30, si otterranno eh, le frequenze relative. A questo punto siamo pronti per disegnare l'istogramma. Se facciamo quello delle frequenze assolute, eh, otteniamo. Questa, questo disegno in cui eh, appunto eh, sull'asse delle x riportiamo eh, gli estremi dell'intervallo eh, osservato, così come le varie soglie che abbiamo precedentemente calcolato, sull'asse delle y le varie eh, frequenze assolute okay? che abbiamo identificato per le singole classi. Ovviamente un modo per eh, velocemente anche capire se nel fare questo disegno e quindi nel calcolare il tutto eh, non abbiamo commesso degli errori e eh, di eh, verificare eh, se è soddisfatta la proprietà che la somma delle frequenze assolute sia uguale al numero n di osservazioni. Quindi se io vado a sommare queste ordinate e mi trovo uguale al numero di osservazioni, quindi nel caso specifico 30, sono sulla buona strada se inizio ad avere eh, qualche problema significa che mi sono scordato qualche numeretto da qualche parte quindi se non è soddisfatta questa proprietà in maniera simile posso andare a fare eh, il calcolo delle frequenze l'istogramma a disegnare l'istogramma delle frequenze relative ovviamente in questo caso l'asse delle x non cambia rispetto a prima quello che cambia è l'asse delle y perché eh, ovviamente riportiamo la Uh, il valore di frequenza relativa che abbiamo detto si ottiene uh, semplicemente rapportando le frequenze assolute al numero totale di osservazioni 30 e in questo caso uh, ancora una volta se volessi fare un controllo uh, finale per capire se uh, non mi sono dimenticato qualche numeretto uh, dietro, uh, devo verificare che la somma delle frequenze relative sia uguale a 1, okay? sempre per definizione, diciamo, quindi è, una, è una, una cosa abbastanza banale. Infine, in alcuni casi eh, può essere eh, utile eh, anche eh, disegnare, riportare l'istogramma normalizzato delle frequenze relative, quindi non l'istogramma delle frequenze relative, ma quello normalizzato. Quello normalizzato si ottiene a partire da quello delle frequenze relative semplicemente dividendo per il delta, eh, quindi per la larghezza eh, della singola classe in questo caso qual è la proprietà che eh, deve essere soddisfatta forse voi la leggete meglio di me perché per un problema di risoluzione del monitor io qui sotto non la vedo bene ma comunque la proprietà è che la somma delle aree dei de, 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 de singoli blocchetti eh, dovrà essere uguale a 1 eh, ovviamente sempre per definizione, cioè deriva tutto oh, da, da, da come è costruito eh, l'istogramma e questa, eh, questa cosa qua questa proprietà, se ci fate caso, è la versione come dire analoga della proprietà della, della PDF, cioè che appunto l'integrale sotteso da, dalla, da, dalla curva di distribuzione su tutto l'asse deve essere unitario. Ora, Uh, su questo posso andare avanti o avete qualche dubbio, volete che ripeta qualche passaggio? Professore, scusi, sì. potrebbe per caso ripetere il passaggio uh, come ho fatto a calcolare i valori tra xmin e X max? perché non mi sono un po' perso, non ho capito bene. Sì, 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 torniamo un attimo indietro. Allora... Fondamentalmente, ehm, qua, questo qui è l'algoritmo, cioè nel senso che innanzitutto devo de determinare il numero di classi. Okay? Quindi questo numero di classi, abbiamo detto, si ottiene ehm, attraverso l'applicazione di questa formuletta. E vi ricordo il numero di classi non è altro che il numero di intervalli con cui io andrò a suddividere praticamente l'asse delle X, e quindi l'insieme dei dati che ho a disposizione. Una volta che ho uh, uh, il numero di intervalli, l'ampiezza delle classi si ottiene in maniera molto banale semplicemente dividendo uh, l'intervallo, quindi la larghezza dell'intervallo x max meno x min diviso il numero di classi in modo tale da avere un passo uniforme, quindi un delta uniforme. Ok, quindi stiamo parlando di determinare questo delta. Ora, cosa ci rimane da determinare? Ci rimane da determinare le soglie. Associate a ciascuna classe quindi a ciascun intervallo. Allora, è ovvio che se guardo questa figura, che cosa immagino? Che questa prima soglia corrisponderà all'X min, no? Quest'ultima soglia corrisponderà all'X max. Ma come faccio a calcolare quelle intermedie? Allora, questa soglia di transizione tra la prima classe e la seconda classe da che cosa è data? Da X min più delta. Ok? Poi devo andare uh, a calcolare quest'altra soglia di transizione. Sarà dato da o da questa soglia più delta, ovvero da questa soglia più 2 delta e così via. Più chiaro adesso? Sì, sì, ok, perfetto, ringrazio. Prego, prego dice vabbè eh, questa, eh, questo concetto qua è espresso in termini come dire algoritmici eh, qui <coughs> prima di lasciarci volevo giusto cominciare ad accennare un altro aspetto che eh, utilizzeremo moltissimo durante le eh, le nostre trattazioni eh, sia teoriche sia anche sperimentali e cioè la necessità Uh, in generale, come avete visto uh, magari uh, in maniera anche implicita uh, in altri corsi, di eh, provare a uh, rappresentare una distribuzione uh, o che sia una distribuzione ipotizzata, quindi con un approccio a priori, o uh, per, nel caso in cui si abbia a che fare con distribuzioni osservate e quindi con un approccio a posteriori con n osservazioni. Uh, spesso è necessario ricorrere a dei parametri sintetici per uh, cercare di uh, definire in maniera appunto rapida e sintetica le caratteristiche di una distribuzione. Per fare questo, uh, è necessario identificare due tipologie di parametri: i parametri cosiddetti di tendenza centrale e i parametri di dispersione della distribuzione. Ora, al solito, richiamo molto rapidamente dei concetti che già conoscete. Però sicuramente eh, il parametro di tendenza centrale per eccellenza eh, è la media aritmetica. Media aritmetica che nel caso discreto, quindi quando ho N osservazioni, la si calcola attraverso la formuletta banale eh, che conoscete tutti molto bene, nel caso continuo e quindi nel caso in cui stia ipotizzando una distribuzione di probabilità P con X, il valore medio di quella distribuzione è spesso indicata con la mu. È dato dall'integrale da meno infinito a più infinito di x per p di x in dx. Nel caso invece discreto, la nomenclatura tipicamente eh, richiede che, eh, almeno nell'ambito delle misure, il valore medio venga appunto indicato con x eh, segnato. Un altro eh, parametro di tendenza centrale che eh, pure eh, viene utilizzato è la moda che rappresenta il valore più probabile di una distribuzione. Anche qui è possibile ovviamente definirlo sia nel caso discreto che nel caso continuo. In particolare nel caso discreto eh, il, la moda è il valore x star eh, che corrisponde eh, alla massima frequenza, quindi alla massima occorrenza. Quindi nel caso specifico non so di un istogramma delle frequenze assolute, ma anche delle frequenze relative o addirittura normalizzate. Se voi, per esempio, state rappresentando i dati con, uh, la, uh, uh, con, uh, uh, con gli istogrammi, uh, la moda si otterrà in corrispondenza non so, della classe a cui corrisponde la massima occorrenza. Nel caso continuo, uh, la moda è quella x star, quel valore uh, sull'asse x, a cui, a cui corrisponde il valore massimo della probabilità. E poi sicuramente un altro parametro oppure di tendenza centrale eh, importante che si utilizza in, in alcune applicazioni è eh, la mediana. La mediana, nel caso discreto, vedete, si calcola attraverso quelle formulette che sono riportate in alto, eh, che si differenziano a seconda del caso in cui n sia dispari eh, o pari. Nel caso continuo, eh, e, analizzando la formula del caso continuo, magari è pure più semplice capire il significato un po' più fisico della, della mediana, è quel valore di x indicato con x con m, tale per cui se io vado a calcolare l'integrale da meno infinito a x con m della p di x, è uguale all'integrale eh, che va da x con m a più infinito di p di x, ovvero 0,5. cioè è quella, è quella x tale per cui praticamente sto di, dividendo in parti uguali eh, l'area della mia distribuzione p di x. Eh, perché la mediana in alcuni casi eh, sostituisce la media? Perché eh, rispetto alla a media, la mediana è più robusta rispetto a quelli che si chiamano i cosiddetti outlayer, cioè se durante un esperimento eh, fatto di n osservazioni esce faccio un esempio immaginate 10 numeri tutti prossimi a 0.5 0.51 0.52 0.51 0.50 e poi vi esce un numero all'improvviso 10 faccio un esempio molto distante da 0.5 da quella che era più o meno la tendenza allora la media si lascia un po' ingannare da quel numeretto cioè magari cresce perché la media nella combinazione lineare eh, purtroppo va a sommare quel numeretto eh, che se è molto più grande eh, di, eh, di tutti gli altri comunque va a, far, a perturbare la media. Nel caso invece specifico della mediana, eh, fondamentalmente mh, per come è definita la mediana, eh, che quel numero sia un numero molto grande, causato magari da un'imperfezione o da una eh, variabilità strana del misurando in quel momento, piuttosto che da un errore grossolano anche dell'operatore nel trascrivere una cifra eh, su un taccuito, eh, praticamente questo effetto, che può essere, eh, questo fenomeno che può essere visto come un outlayer, quindi come un numero che in qualche modo non faceva parte realmente del campione, eh, viene di fatto meglio filtrato dalla mediana. Poi, giusto per darvi un confronto tra media, moda e mediana, per esempio su una distribuzione che sono quelle che abbiamo disegnato lì, eh, generalmente non coincidono, tranne che nel caso specifico eh, di alcune distribuzioni, come per esempio la distribuzione gaussiana e la distribuzione eh, triangolare, e eh, generalmente vedete una, una... innanzitutto la moda corrisponde a quella x, eh, abbiamo detto per definizione, per la quale si ha il massimo della probabilità e quindi sarà il valore di x che io identifico qui dove sto portando adesso il pallino. La mediana, abbiamo detto, è quella x che fa sì che le due aree, quelle a destra e a sinistra di questa x con m, siano pari a 0,5, quindi che divido eh, la probabilità eh, in parti uguali, la media è il valore che appunto si ottiene attraverso quel calcolo che abbiamo detto prima. Eh, ovviamente a seconda della forma della distribuzione eh, potrei avere che eh, la moda è eh, inferiore alla media e alla mediana piuttosto che superiore alla media o alla mediana, a seconda appunto ovviamente del tipo di distribuzione. Giusto per fare degli esempi numerici e poi vi lascio, eh, consideriamo il caso discreto. Supponiamo di avere le seguenti osservazioni per la variabile x: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Allora, se vado a calcolare la media aritmetica di, questi, di questa sequenza di valori, otterrò il valore 5.7273. La mediana è quel valore che divide in parti uguali la distribuzione, e quindi di fatto è se applico questa formuletta nel caso di eh, N dispari di N pari, perché se non mi sbaglio il numero è pari è questa, oppure se N è dispari, non mi ricordo, non ci ho fatto caso, sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, quindi no, in realtà è dispari, quindi eh, basta applicare questa formuletta e si ottiene il valore 6 e invece la moda essendo il valore corrispondente L'evento che si verifica più spesso, quindi con la massima occorrenza, sarà 9. Ok? E così via. Potete fare per esempio il caso dell'esempio 2. Nel caso dell'esempio 2, poiché non si ha la, una, una, un numero che si verifica più spesso rispetto agli altri, perché si verificano tutti allo stesso modo. Praticamente in questo caso, per esempio, la moda non è definibile, mentre invece coincidono la media e la mediana. E questo è tipico di quando si ha a che fare con distribuzioni anche, scusatemi, simmetriche. Con questo eh, vi terminiamo la lezione di oggi e eh, poi domani riprenderemo in aula. Eh, avete già cominciato a prenotarvi? Sì, professore. Perfetto, ok. Allora, eh, domani ci vedremo in aula e eh, per quanto riguarda il programma della lezione, poiché abbiamo due ore, eh, faremo da un lato, termineremo queste slide, quindi queste qua sui richiami di statistica, e poi, eh, credo, di eh, terminarle nel giro al massimo di un'oretta. La rimanente ora faremo un po' di esercizi su questi concetti. Quindi eh, impareremo a utilizzare, eh, se non l'avete già fatto, o comunque riprenderemo un po' di mestichezza con eh, le eh, distribuzioni standardizzate, con le distribuzioni gaussiane. Faremo un po' di esercizi per capire poi come tornano utili per eh, le applicazioni di misura. Okay? Allora, se non avete domande, io eh, chiuderei eh, qui la lezione e eh, interrompo ovviamente la registrazione che sarà disponibile a breve.